Buongiorno dalla redazione web della città di Torino, bentrovati alla nostra prima edizione dei due appuntamenti quotidiani con le notizie del web della città. Vi ricordo che in questo momento siamo in diretta sul canale Ustream e che a partire dalle ore 10 saremo disponibili anche sul canale YouTube. Eh, vedete gli indirizzi per raggiungerci in sovra impressione. Iniziamo come sempre con la uh, viabilità collegandoci con la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale. Le notizie di oggi, in collegamento con la centrale operativa del comando di polizia municipale di Torino. Buon mercoledì 3 settembre, le notizie di oggi. Semafori in manutenzione in via Nizza, angolo Corso Spezia e in via Tunisi, angolo via Filadelfia. Nella mattinata e sino alle 14, intervento di contenimento fauna selvatica, cura dei tecnici della provincia, in collina Lato Sassi. Sino al 25 settembre mito settembre musica è tutto. Buon viaggio! Grazie Walter. Vi ricordo che queste notizie possono essere ricevute tutti i giorni via mail. All'indirizzo che vedete in sovraimpressione in questo momento troverete tutte le indicazioni per ricevere il notiziario in versione testuale via mail. Bene, passiamo al tempo. L'ARPA ci dice sereno, quasi 19 gradi alle ore 8 e 50, le previsioni sono di tempo perturbato, è un po' di giorni che le previsioni danno tempo perturbato, i modelli matematici eh, così eh, riferiscono, ma in effetti il tempo, come eh, potete anche vedere eh, questa mattina, eh, è... Praticamente nuvoloso, ma non minaccia ancora in questo momento piogge che però sono previste eh, eh, nel pomeriggio. Eh, vediamo gli appuntamenti istituzionali di oggi: <coughs> a Palazzo Civico, alle 9 si riunisce in Sala Colonne la commissione emergenza abitativa e alle ore 10 dopo la pausa estiva si riunisce la giunta comunale in Sala dell'Orologio. Passiamo a Torino Clit, l'agenzia quotidiana del comune di Torino, che è, è, m, viene pubblicata tutti i giorni e che trovate il uh, link per scaricare il notiziario dalla prima pagina uh, del uh, sito della città di Torino. Il numero uscito ieri sera parla uh, delle Paralimpiadi, sono partiti gli atleti piemontesi. Uh, Ryanair che avvicina Torino a Irlanda e Gran Bretagna, infatti saranno operativi eh, a partire dal 20 dicembre nuove rotte che collegheranno l'aeroporto di Torino Caselle con Shannon, Glasgow, Edimburgo, Liverpool, Barnemount, ehm, oltre al già operativo volo eh, con Londra Stansted. Barcellona che riprenderà il 28 ottobre, e sempre dal 20 dicembre si aggiungeranno Bristol e eh, Bruxelles. Eh, Un'altra notizia riportata da Torino Click: eh, nel, weekend, nel prossimo weekend si rievoca l'eroismo di Pietro Micca. Trovate i dettagli delle, eh, della manifestazione su Torino Click, appunto. Vediamo il, dal web della città alcune notizie. Palazzo civico apre al pubblico sabato 6 settembre. Sono previste visite guidate gratuite alle sale auliche al mattino alle 9.30 e alle 10.30, al pomeriggio alle 15 e alle 16.00. Bene, questa era la notizia eh, che abbiamo pubblicato in questi giorni sulla prima pagina del comune. Passiamo come sempre ad un... Dare un'occhiata attraverso le nostre webcam alla città di Torino. Questo è palazzo, Piazza Palazzo di Città, eccola. Eh, siamo passati invece ora a Piazzale Autostrade Nord, ingresso da Torino Milano. Traffico assolutamente normale. Eh, questa è, è Piazza Castello, ripresa dalla da una webcam della regione Piemonte e infine da uh, 5T vediamo questa inquadratura uh, di Piazza Derna uh, in, in direzione centro città. Anche qui il traffico mi sembra assolutamente uh, regolare. Con questo abbiamo terminato. Io ringrazio Mirko Corli della collaborazione per la messa in onda di questa edizione. Vi do appuntamento ad oggi pomeriggio alla seconda edizione alle ore 16.15.